trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Corecom Piemonte. Io sono Alessia Caserio, vicepresidente del Corecom, e anche oggi sono in compagnia del commissario Marco Briamonte. Quest'oggi vorrei fornirvi un breve resoconto dell'attività di contenzioso gestita dal Corecom Piemonte nell'anno 2023. Innanzitutto mi preme evidenziare un dato particolarmente importante, e cioè che grazie alle conciliazioni e alle definizioni delle controversie tra utenti e operatori di telefonia e pay TV, sono stati restituiti ai cittadini piemontesi circa 1,5 milioni di euro tra rimborsi e storni. È una cifra assai significativa, peraltro in aumento rispetto all'anno precedente, e che va ad evidenziare ancora una volta il ruolo strategico che svolge il Corecom rispetto a questa tipologia di contenziosi. Rilevo che su oltre 4.500 istanze di contenzioso pervenute nel 2023, l'8% era rappresentato da domande di definizione provenienti da utenti privati. Per quanto riguarda invece le domande per procedura d'urgenza ad attivazione dei servizi temporaneamente sospesi, nel solo anno 2023 ne sono pervenute ben 473. La maggioranza di queste richieste è stata risolta attraverso l'attivazione spontanea del servizio da parte dell'operatore coinvolto, mentre circa un centinaio sono state oggetto di provvedimenti temporanei. Noi devo dire che siamo molto soddisfatti di questi risultati e non c'è dubbio che le conciliazioni rappresentino una forma innovativa di risoluzione delle controversie, perché attraverso l'utilizzo di tecnologie moderne riescono a favorire il dialogo tra le parti coinvolte. Non a caso, lo abbiamo detto più volte, questo tipo di approccio offre sicuramente dei vantaggi sia in termini di efficacia sia in termini di accessibilità. Infatti, attraverso la piattaforma Concilia Web, il Corecom ogni anno riesce a dirimere migliaia di controversie, andando così ad abbattere i tempi e i costi che insorgerebbero dall'instaurazione invece di un contenzioso davanti al giudice ordinario. Pertanto invito chiunque dovesse avere problematiche di questo tipo a rivolgersi al Corecom, che, come abbiamo visto attraverso la procedura della conciliazione, riesce a soddisfare sia gli interessi del consumatore, che in tempi brevi vede soddisfatte le proprie richieste, sia in termini di indennizzi per i disservizi patiti, sia in termini di rimborsi per quanto riguarda spese non dovute. Ma è un vantaggio anche per gli operatori del sistema, perché in questo modo riescono a contenere le proprie spese legali. Con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola al commissario Briamonte. Mi piace spesso ricordare che Corecom Piemonte non è soltanto contenzioso, non è soltanto materia che ha appena descritto la mia collega, l'avvocato Caserio, ma svolge tantissime altre attività, una in particolare quella diretta e volta alla tutela dei minori, in particolare relativa al cyberbullismo. E in quest'ambito mi piace raccontarvi che il 14 di marzo si è tenuto un evento per noi molto importante, organizzato da Tutti in Rete, che è un tavolo composto da diverse istituzioni locali, che è volto appunto alla tutela dei minori e all'educazione dei minori stessi. In particolare, in questa occasione ci siamo occupati dell'educazione nella comunicazione dei minori, e in quest'ambito quindi abbiamo invitato a questo incontro diversi organi istituzionali. C'è stato un supporto notevole di Rai Play e di Rai Kids, oltre che di associazioni che si occupano dell'argomento, ma soprattutto c'è stata la presenza fondamentale di tantissimi studenti, con i quali c'è stato un confronto anche acceso, ma decisamente stimolante, che ci ha dato appunto l'opportunità di trarre nuovi spunti per futuri incontri, soprattutto con gli studenti, perché il nostro scopo è proprio quello di cercare di incontrare il più possibile direttamente gli studenti
e confrontarsi con loro per cercare di ottimizzare il più possibile le politiche educative e soprattutto dei mezzi di comunicazione che ovviamente sono il nostro futuro. Ed è in quest'ottica che cercheremo di promuovere sempre nuove attività e siamo a disposizione di chiunque possa essere interessato in merito. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima occasione. L'Associazione Casa Alessia nasce dalla volontà di ricordare Alessia Mairati e la madre Paola Di Gregorio, decedute in un incidente aereo a Panama nel 2004. La giovane, grazie a una borsa di studio, nel suo ultimo anno di vita aveva soggiornato a Quito, capitale dell'Ecuador. L'esperienza sudamericana aveva maturato nella ragazza un forte senso di solidarietà verso i bambini poveri e l'intenzione di voler fare qualcosa di concreto per loro. Sogno che confidava regolarmente alla famiglia in Italia, corrispondendo via mail. Questi messaggi sono diventati una sorta di testamento morale e dopo la scomparsa della figlia nel tragico incidente, il papà Giovanni ha fondato l'associazione al fine di realizzare ciò che Alessia aveva nel cuore. Nel nome di Alessia, da circa 20 anni, operiamo al fianco dei bisognosi, in particolare dei bambini. Siamo presenti in 4 continenti, in Europa con progetti in Italia, in Romania, in Albania, in Africa, in Burundi, in Asia, in India e in Nepal e ovviamente in America, in Ecuador. Con i nostri interventi siamo riusciti a dare un tetto a migliaia di bambini. In Italia Casa Alessia ha realizzato parchi giochi solidali a Novara, Gemme, Scandicci, Olbia. Ha promosso raccolte per aiutare concretamente i bambini alluvionati delle scuole di Genova e Olbia ed è stata al fianco delle popolazioni colpite dal sisma dell'Aquila e dell'Emilia. Ha sviluppato centri di distribuzione di generi di prima necessità in Piemonte. Nel 2016, in poco più di un mese, ha promosso e realizzato insieme a Mission Bambini la nuova scuola per l'infanzia di Norcia, prima opera definitiva post-sisma del centro Italia. Quando siamo venuti a conoscenza del terremoto, abbiamo subito voluto tendere una mano ai bambini terremotati per portare anche a Norcia il sorriso di Alessia. In ambito sanitario ha donato un'ambulanza con kit pediatrico e un mezzo di trasporto per disabili a organizzazioni di volontariato che operano nel Novarese. Durante l'emergenza coronavirus, Casa Alessia ha sostenuto nella fase più acuta della pandemia l'ospedale di Novara con una raccolta fondi che ha consentito l'acquisto diretto di materiale per la lotta al Covid-19. Ha inoltre effettuato interventi a favore del reparto pediatrico dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Tanti i volontari che si dedicano all'associazione. Questi visitano periodicamente con viaggi umanitari le missioni attive nei vari paesi di ben 4 continenti, portando sostegno e conforto ai piccoli già soprannominati pulcini di Alessia. Moltissime sono le opere che Casa Alessia realizza per i suoi pulcini. Tra queste, in Burundi, un orfanotrofio a Masango, un asilo e una grande scuola per oltre 400 bambini a Buterere e un villaggio per ex ragazzi soldato a Bujumbura. In Nepal, la ricostruzione dopo il terremoto della scuola nel villaggio di Bakra e un presidio sanitario in mezzo alle montagne ad Amar per le donne partorienti. In India, Ranchi ha costruito il Children Hospital per garantire educazione ai bambini delle campagne. In Romania, a Baia Mare, è stata inaugurata una casa famiglia con un laboratorio per ospitare e insegnare un mestiere ai ragazzi delle baraccopoli. Finalmente, dopo tanti anni, il sogno originario di Alessia si è avverato: donare una casa agli orfanelli dell'Ecuador, dove tutto è cominciato. Ora Alessia ha altri bambini sui quali vegliare da lassù.
il nome della ragazza è anche sulle mappe di Novara con un asilo e un largo a lei dedicato. Grazie a tanti volontari e amici, il grande sogno di Alessia si sta realizzando e, come su un libro bianco, continua a scrivere nuovi capitoli di questa straordinaria storia. Casa Alessia c'è. ANPAS, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, è un'organizzazione nazionale di volontariato che, attraverso le associazioni aderenti, opera nell'ambito del soccorso, dell'assistenza, del trasporto sanitario e del sociale. La formazione in ANPAS è l'elemento centrale del nostro volontariato perché è riferito a un servizio pubblico qualificato dal quale dipende la sopravvivenza della persona che soccorriamo o che stiamo trasportando. La Regione Piemonte ha formalizzato i percorsi formativi per noi che siamo in ambulanza, certificando le nostre competenze. Emergenza sanitaria 118 e trasporto sanitario sono le attività prevalenti dell'ANPAS. Quando arriviamo con l'ambulanza e soccorriamo la persona che ha bisogno del nostro aiuto, sappiamo di essere parte di un servizio di emergenza sanitaria del 118. Dobbiamo operare sempre in modo coordinato con la centrale operativa, dobbiamo prestare quindi il primo soccorso e sappiamo che non è facile, ma siamo qualificati per operare in modo corretto. In ANPAS mi occupo di servizi di trasporto sociale e sociosanitario. Accompagno persone con disabilità e problemi di salute di tipo cronico a fare visite e terapie continuative. L'aspetto relazionale è molto importante perché si instaura un rapporto umano e di fiducia che rassicura spesso le persone che stiamo trasportando. L'ANPAS è anche uno dei più importanti enti di servizio civile. Essere associazione di volontariato di pubblica assistenza significa soddisfare i bisogni della collettività attraverso l'assistenza. Ho deciso di fare domanda per il servizio civile ANPAS solo per caso. Dopo essere entrato in questo ambito ho capito l'importanza di questa esperienza. È una cosa che mi ha fatto molto maturare. E spero che col tempo di riuscire ad andare avanti anche come soccorritore nel volontariato. A livello nazionale e regionale, ANPAS e le sue associate collaborano inoltre alla gestione delle emergenze di protezione civile, con strutture, mezzi e personale altamente qualificato per la gestione dei campi di accoglienza e delle emergenze. Negli anni ho partecipato alla gestione di alcune delle emergenze di protezione civile che hanno colpito la nostra bella Italia. Quello che mi ha sempre rincuorato è che tantissimi dei volontari che abbiamo chiamato per la disponibilità sono immediatamente partiti a dare aiuto a queste persone che ne avevano veramente bisogno, nello spirito del volontariato e dell'amore che contraddistinguono il volontario ANPAS. Aderiscono ad ANPAS circa 1000 pubbliche assistenze in tutta Italia, le quali contano complessivamente 100.000 volontari attivi. Nata nel 1904, trae le sue origini dalla tradizione solidaristica popolare e si sviluppa costantemente attraverso un profondo rapporto con le persone e con le istituzioni. Quando viene data la possibilità, aderisco sempre con grandissimo piacere a servizi di assistenza sanitaria durante eventi internazionali, concerti e manifestazioni sportive, perché questo tipo di attività mi permette di unire la mia passione per il volontariato e l'aiuto alle persone e i miei interessi sportivi e le mie passioni musicali e socioculturali. L'ANPAS Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 80 associazioni di volontariato, con 10 sezioni distaccate e più di 10.000 volontari. Gratuità e solidarietà sono i valori fondanti. Vuoi unirti alla famiglia ANPAS? Vai su www.anpas.piemonte.it. Bentrovati. Da oltre 3 anni Casa Domenore è presente in Guinea-Bissau con un centro comunitario. Siamo qua oggi con Matteo Ghiglione, responsabile dei progetti di Casa Domenore, che ci racconterà come sta andando avanti questo progetto. Matteo, all'interno di quale contesto è stata aperta questa iniziativa? Siamo in Guinea-Bissau. La Guinea-Bissau è un paese tra i più piccoli del continente africano, nella parte occidentale sotto il Senegal, ed è un paese dalla grande ricchezza culturale, la grande ricchezza della natura,
ma è un paese che affronta grandi sfide. In particolare ne voglio citare una, che è quella della povertà educativa. I bambini, soltanto il 22% riesce a concludere il percorso scolastico e più di un quarto della popolazione vive con meno di $2 al giorno, quindi un contesto molto difficile che affronta delle sfide molto grandi. Sul tema dell'educazione, appunto, Casa Domenore ha sviluppato negli oltre più di 30 anni, anzi forse 40 in Brasile, un approccio educativo molto innovativo. Ce ne vuoi parlare? Sì, esatto. Questa esperienza nasce dall'intuizione di un sacerdote della diocesi di Mondovì che, trovandosi nella periferia di Rio de Janeiro, una periferia violenta, molto complicata, scopre che la maggior difficoltà non è quella di essere poveri, ma quella di essere dei figli non amati. Vive in un contesto dove molti ragazzi vengono uccisi e lui capisce che appunto è necessario che lui diventi quella famiglia che questi bambini non hanno avuto, perché senza questo amore da lì si generano quelle che sono le devianze e le problematiche dei giovani. Allora, grazie alla sua presenza, una presenza che dà fiducia ai ragazzi, che li accompagna, da lì nascono dei percorsi di protagonismo e di un futuro alternativo alla violenza in Brasile. Questa sfida noi l'abbiamo raccolta e rilanciata in Guinea-Bissau, appunto, nel paese africano. So che di recente hai fatto proprio un viaggio in Guinea-Bissau per scoprire quali attività, quali iniziative Casa Domenor sta portando avanti. Ecco, concretamente, dicevamo all'inizio un centro comunitario, ma quali altre opportunità sta offrendo a questi giovani in Guinea-Bissau Casa Domenor? Casa Domenor, appunto, è presente nel piccolo paese con un centro educativo e l'attività principale è quella di doposcuola. Abbiamo detto un paese che vive la sfida della povertà educativa e allora il doposcuola diventa fondamentale per accompagnare i ragazzi affinché non abbandonino la scuola ma continuino a studiare. Parallelamente all'attività di doposcuola ci sono le attività ludico-ricreative e culturali. Sappiamo quanto è importante per i bambini il gioco proprio, perché con il gioco si impara a crescere, ci si relaziona con gli altri e quindi la Casa Domenor offre questa opportunità. Quello che è il bello di questa sfida è che è un ponte tra tre continenti, l'Italia, il Brasile e l'Africa. Tanti progetti in corso e immagino anche tanti progetti per il futuro. Quali sono le iniziative che state immaginando appunto per il futuro in Guinea-Bissau e come possono le persone seguire e supportare le vostre attività? Bene, noi stiamo costruendo questa piccola presenza a piccoli passi. È davvero un lavoro dal basso che non vuole lasciare indietro nessuno. E a piccoli passi vogliamo continuare a costruire, soprattutto nel campo della formazione, offrendo ai giovani dei corsi di formazione professionale. E poi abbiamo bisogno di una cosa molto concreta, che è la luce. In un paese dove non esiste luce pubblica, noi stiamo raccogliendo fondi per installare un piccolo impianto fotovoltaico affinché ci possa essere luce per la nostra attività. Bene, quindi più luce per Casa Domenor, più luce in Guinea-Bissau. Se volete seguire i nostri progetti, vi consigliamo di seguire i nostri canali su Instagram, Facebook e il nostro sito www.casadomenor.org. Inoltre, se volete passare a trovarci, ci potete trovare presso il Monastero di San Biagio a Mondovì. A presto! Buongiorno, mi chiamo Walter Marenco e sono il presidente del coordinamento territoriale del volontariato di protezione civile di Asti. Insieme a me un volontario, il signor Claudio Parino. Buongiorno. Il coordinamento nasce con atto notarile il 22 agosto del 2001 con 20 soci. Noi siamo un'associazione di secondo livello, per cui i nostri soci sono a loro volta delle associazioni o dei gruppi comunali di protezione civile, che al loro interno hanno i vari volontari. Siamo iscritti nel registro regionale della protezione civile e presso il Dipartimento. L'obiettivo che ci siamo posti fin dall'inizio è stato quello di essere al servizio della popolazione, ma anche di essere un riferimento per l'Astigiano, per il Piemonte, per l'Italia e ultimamente anche fuori dal territorio nazionale. Con gli anni il coordinamento di Asti è cresciuto. Oggi sono 15 le associazioni che insieme contano 480 volontari. Il nostro parco macchine oggi conta diversi mezzi di movimento terra, autocarri per trasporti pesanti, pulmini d'automezzi per trasporto persone, idrovore, generatori, torri faro.
e tutto quanto può essere utile nelle emergenze. Abbiamo dedicato molte risorse nel formare i volontari e sono cresciute le competenze e le specializzazioni finalizzate a risolvere le situazioni che si possono presentare durante le emergenze. Grazie alle competenze acquisite siamo riusciti a supportare tutte le richieste di intervento pervenute da Regione Piemonte nel contesto della colonna mobile regionale e, in molti casi, i nostri volontari sono stati chiamati a svolgere mansioni di tipo direttivo. Siamo intervenuti per alluvioni a Limone Piemonte, Castelletto d'Orba, Emilia Romagna, Toscana, Mozambico, per terremoti a L'Aquila, di cui ricorre il 15° anniversario, Umbria, Emilia Romagna e, recentemente, Turchia, per nevicate ed eventi temporaleschi e numerose altre attivazioni sul territorio. L'emergenza Covid è stata quella più lunga e difficoltosa, perché ci siamo trovati di fronte a situazioni cui noi non eravamo preparati, ma abbiamo fatto sistema e siamo riusciti a realizzare quanto ci era stato richiesto. Abbiamo trasportato vaccini, fatto assistenza nei centri vaccinali, consegnato mascherine, tamponi, camici e assistenza anche alle famiglie che non potevano uscire di casa perché in quarantena. Uno degli episodi più belli è stato quando abbiamo consegnato il 27 dicembre del 2020 il primo lotto di vaccini all'ospedale di Asti. Tutti i presenti erano molto emozionati perché consapevoli che stavamo avendo una svolta nella lotta alla pandemia. Un altro intervento che ricordiamo con piacere è stato il servizio d'ordine che abbiamo realizzato in occasione della visita del Papa, Sua Santità Francesco, ad Asti il 19 e 20 novembre del 2022, con l'aiuto di tutti i volontari del Piemonte. Tutti gli interventi lasciano nei volontari dei bellissimi ricordi e delle amicizie, ma anche un arricchimento interiore. Questa è la nostra paga per le fatiche che facciamo negli interventi, ma anche per quello che facciamo nei tempi in cui siamo a casa. Ci addestriamo e teniamo in efficienza le nostre apparecchiature. Recentemente la Regione Piemonte ci ha fornito di una nuova sede, molto bella, grande e funzionale, e l'abbiamo inaugurata il 1 luglio 2023. In quel frangente siamo anche diventati polo logistico della Protezione Civile del Piemonte. Collaboriamo e continueremo a collaborare con gli altri 7 coordinamenti del Piemonte, in sinergia con il coordinamento regionale di cui facciamo parte dalla sua Costituzione 2011. Seguiremo le linee guida di detto coordinamento regionale, aggiornando le nostre attrezzature e cercando di investire sui giovani. Grazie all'area di formazione della nuova sede e alla scuola di formazione regionale, ci poniamo l'obiettivo di fare avvicinare i giovani alle attività di protezione civile, consentendo loro di partecipare ai corsi di formazione ed abilitazione, garantendo agli studenti i crediti formativi previsti. Il nostro motto è Noi ci siamo. Il Centro Antiviolenza Orecchio di Venere nasce all'interno della Croce Rossa Italiana, Comitato di Asti, nel 2009, grazie all'impegno della nostra volontaria Elisa Checchile, a cui lascio la parola per spiegare tecnicamente come avviene. La Croce Rossa Italiana si è sempre occupata di persone in stato di necessità, di fragilità, quindi ha deciso di occuparsi anche della violenza sulle donne, un tema molto attuale, e quindi è sorto il Centro Antiviolenza all'Orecchio di Venere all'interno del Comitato di Asti, grazie anche alla collaborazione e soprattutto all'appoggio del Presidente che ci ha dato la possibilità di far nascere questo centro. Nel 2009 è stata istituita la legge nazionale e poi regionale che istituiva i centri antiviolenza. Noi siamo uno dei 21 centri antiviolenza di Regione Piemonte. Abbiamo anche una casa segreta, quindi gestiamo in proprio anche la 13ª casa segreta. Cos'è una casa segreta? Il posto dove una donna, unitamente ai propri figli, può trovare rifugio post denuncia, oppure anche quando solo ha difficoltà, ha paura per sé e per la sua vita. La nostra brochure recita che noi ci occupiamo di accogliere, ascoltare, accompagnare persone che hanno difficoltà
o temono per problemi di violenza domestica. La violenza domestica si sviluppa e si nutre praticamente della solitudine, della mancanza di conforto e anche di, diciamo così, mancanza di alleanza. La violenza rompe l'alleanza, rompe il progetto di vita, rende le persone isolate. Un centro antiviolenza accoglie le donne, le ascolta, soprattutto le accompagna. Attualmente, grazie alle leggi regionali e nazionali, possiamo offrire alle donne alcuni strumenti che gli permettono di passare oltre. La violenza deve essere un momento e non una condizione. Non si può essere considerate sempre vittime. Bisogna dire: è successo qualcosa all'interno della mia vita, ma posso passare oltre. Cosa offre un centro antiviolenza? Innanzitutto offre la possibilità di affrancarsi subito dalla violenza. La donna che è vittima può chiedere un'aspettativa dal lavoro fino a 90 giorni a carico dell'INPS. Le donne vittime che hanno subito dei traumi hanno un'esenzione del ticket per quello che riguarda il trauma subito di un anno. Hanno la possibilità anche di chiedere un microcredito. Il centro antiviolenza ha fatto formazione, è iscritta alla piattaforma, può rilasciare un microcredito fino a 10.000 euro. Tutto questo avviene perché siamo all'interno di una rete di servizi, i centri da soli non possono fare nulla. Il centro antiviolenza all'Orecchio di Venere è collegato alla rete prefettizia di Asti, dove collabora e opera con tutti gli enti affinché la persona si possa sentire protetta. Abbiamo un protocollo con le forze dell'ordine, sia per quanto riguarda la denuncia, la pre-denuncia, quindi mandano le donne da noi per fare un primo colloquio e poi per accompagnarle per il resto della denuncia. Nel 2018 ci siamo anche dotati di uno sportello che si chiama Umano per dare accoglienza e possibilità di ascolto all'uomo maltrattante. Non per far cambiare la mentalità all'uomo, ma per ridurre al massimo la recidiva. Quella persona non deve più commettere quel reato all'interno di una situazione affettiva. Questo sempre nell'ottica di arrivare prima, di essere protettivi, soprattutto protettivi nei riguardi dei figli, perché i figli sono quelli che pagano il prezzo più alto quando in una famiglia c'è praticamente violenza. Questo ci dà tanta responsabilità, ma ci dà anche l'input di essere sempre più presenti e più capillari, perché la violenza domestica si combatte solo con la prevenzione e soprattutto con una prevenzione di prossimità. Grazie. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.